Allora, è in studio con noi, ci ha raggiunti, ringrazio Brunello Rosa, CEO di Rosa e Rubini Associati, ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie. Allora, per qualche giorno in Italia, di base a Londra. Allora, Brunello Rosa, le tematiche sui mercati sono tante, investitori che stanno anche metabolizzando, possiamo dire, le tante decisioni e indicazioni che sono arrivate dalle banche centrali la scorsa settimana, ma oggi il protagonista è la banca centrale giapponese. Volevo chiederti subito un commento su quella che è stata una svolta in qualche modo annunciata oggi da Kuroda con l'istituto che ha deciso, lo ricordiamo sostanzialmente, che procederà a rimuovere, comunque ridurre quello che è il meccanismo di controllo su i rendimenti dei titoli di Stato decennali. Come va interpretata questa mossa? Beh, la banca centrale giapponese era l'unica tra le grandi banche centrali che ancora non si era mossa, questo ovviamente anche perché l'inflazione in Giappone ovviamente rimane una frazione dell'inflazione che si è registrata in altri mercati sviluppati, quindi ha potuto avere pazienza e aspettare di vedere qualche segnale un pochino più, tra virgolette, preoccupante. Per gli standard occidentali direi sarebbe tutto sotto controllo. Però loro, come sappiamo, hanno combattuto la deflazione per due decenni e passa con difficoltà, senza veramente mai riuscirci fino in fondo. Infatti è anche probabile che questo sia più un fatto episodico che magari con il ritorno di una contrazione economica nel 2023 potrebbe indurre comunque a più miti consigli, ma in ogni caso hanno colto l'occasione per allentare un po' i vincoli dello yield curve control sul 10 anni, quindi hanno aumentato la banda di oscillazione da 25 basis point a 50 basis point. Danno, diciamo così, un po' di respiro al mercato, permettendo alla curva di fare un po' di steepening, quindi evidentemente anche per permettere alle banche di sfruttare un po' la maturity transformation. Chiaramente è una mossa che coglie di sorpresa gli operatori che non se l'aspettavano e non erano stati preparati a questo. Allora, oggi protagonista la Banca Centrale Giapponese, ma chiaramente i riflettori restano su Fed, Banca Centrale Europea, continuerà ad esserci una politica aggressiva, possiamo dire, sui tassi di interesse sia negli Stati Uniti che BCE. Il mercato ha già scontato tutto quello che hanno deciso le banche centrali? Diciamo così, ha scontato quello che le banche centrali per ora hanno dato come indicazioni. La Federal Reserve, partendo diciamo dagli Stati Uniti, nel corso dell'anno ha sempre alzato il tasso terminale, che poi è stata, diciamo così, la sorpresa in negativo che tutte le volte i mercati hanno dovuto in qualche modo digerire. Ora che ci stiamo avvicinando al picco, il messaggio che da settembre la Banca Centrale Americana sta cercando di dare, cioè che in qualche modo ci stiamo approssimando alla fine, in qualche modo io penso verrà recepito meglio dal mercato. Finora non è mai andata veramente così, perché il mercato si concentrava appunto sul rialzo del tasso terminale. Nell'Unione Europea, nell'Eurozona, la Banca Centrale ha appena raggiunto il livello neutrale, con i tassi diciamo importanti, quindi il DFR, il tasso di deposito al 2%, che è quello che loro ritengono essere il tasso, diciamo così, neutrale, ma siamo ancora lontani dal tasso terminale che loro non indicano, a differenza della Banca Centrale Americana. Hanno promesso una serie di rialzi consistenti di 50 basis points, ci possiamo tranquillamente aspettare uno a fine gennaio, inizio febbraio, uno a marzo, uno ad aprile e probabilmente fino a giugno la Banca Centrale continuerà a rialzare i tassi. Nel frattempo finirà anche l'esperimento sulla vendita dei titoli di Stato del portafoglio APP, in cui sono dati appunto questi 4 mesi da marzo a fine giugno per vedere come calibrare la facility dei mesi e negli anni successivi.
Allora, prima di salutarci, volevo chiedere anche della situazione in Gran Bretagna. Certo. Sono stati dei mesi molto intensi a livello politico, lo ricordiamo, le dimissioni di Liz Truss, il nuovo governo, dimissioni di Liz Truss che sono arrivate per una riforma fiscale, diciamo, discutibile, che è stata bocciata in modo clamoroso, possiamo dire, dal mercato. Innanzitutto volevo chiederti un commento anche su questo nuovo governo che ha dato, diciamo, una maggiore stabilità ai conti. Sì. E poi quali sono le prospettive sulla sterlina, perché la sterlina è stata molto sotto pressione in quella fase. Certo. Allora, c'è chiaramente un grosso cambio di fase a livello di governo. Siamo passati da un, diciamo così, un po' l'avventurismo di Truss-Quarteng con questi tagli non finanziati, diciamo, alle tasse che hanno veramente spaventato il mercato, allarmato la banca centrale, costringendola a riprendere una sorta di QE mentre stava rialzando i tassi, e poi ovviamente ha portato alle dimissioni prima di Quarteng e poi di tutto il governo. Sono arrivati Sunak e Hunt, che ovviamente hanno dato una svolta: da essere una finanziaria, come la chiamiamo noi, molto espansiva, hanno approvato un budget che invece è un po' lacrime e sangue, che il mercato ovviamente ha apprezzato, però se ne vedono le ripercussioni sociali. Ondate di scioperi molto consistenti in tutte le categorie: gli insegnanti, i trasporti, le nurses, le poste. Ero a Londra qualche giorno fa, ho visto questo grande sciopero. Le nurses dell'NHS, quindi oggettivamente, e stanno veramente paralizzando il paese. Tutto questo, in tutto questo Rishi Sunak deve un po' farsi sentire. È vero che è un po' un primo ministro tecnico, per usare una terminologia italiana, non necessariamente un politico totalmente formato, comunque è un ragazzo giovane, mi permetto di chiamarlo così, ha 42 anni, è appena arrivato in politica e si deve un po' formare come politico. La sterlina invece ha ripreso bene dai minimi sia sul dollaro che sull'euro, e secondo me, dato che l'inflazione in Gran Bretagna, anche a causa del Brexit, rimarrà un po' più alta che nell'Eurozona, la Banca Centrale inglese, la Bank of England, dovrà alzare i tassi un po' più di quanto sta facendo la Banca Centrale Europea, il che dovrebbe permettere in qualche modo alla sterlina di continuare a rafforzarsi nel 2023. Grazie Brunello Rosa per essere stato con noi. Alla prossima.